Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne in onda sugli 87 e 6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Presentati a Pescara i risultati della seconda edizione del progetto SI Scuola d'Italiano, percorsi integrati di lingua e cultura italiana in Abruzzo, finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi e i dati della ricerca sulla situazione migratoria in Abruzzo. L'Abruzzo, tra le prime regioni per potenziale di integrazione degli immigrati, ne conta circa 75.000, il 5,7% della popolazione, cifra 3 volte superiore in diversi comuni come Anversa, Poggio, Picenze, Cansano, Pizzoli e Fossa. Positivo il bilancio delle imprese immigrate, 8 su 10 sono individuali, una su 3 a conduzione femminile.